Come va con Stefano? No, lui non parla. Andiamo, di nozze. Va bene. Mi serve il cognome di Liam. Allora? Abby sta usando il riconoscimento facciale sul tizio del SUV. Ci chiamerà quando avrà un riscontro. Che avete scoperto? Gli assassini di Chandler. Hanno ricevuto una chiamata per prelevare Liam all'aeroporto di Washington. E il cognome? Ci stiamo lavorando. Beh sì, Talia è al telefono. Luci basse, sullo schermo. Abbiamo messo una cimice nella sua auto mentre era al ristorante. Sorveglianza video, siamo in diretta. E su viva voce la qualità non è il massimo. Sto cercando Matty Ray. Sono io. Oggi al ristorante. Come sapevi che era un poliziotto? Chi sei tu? Sono Max. Talia. E chi ti ha dato il mio numero? La cameriera del ristorante. Te la volevi fare, eh? Ti capisco, è carina. Mi hai salvato da un sacco di guai stamattina, Matty. Sì, beh, quel cretino mi aveva quasi rovinato la vita, sai. Te l'ho fatto volentieri il piacere. 5 anni per commercio d'armi, eh? Un momento, come lo sai tu? Con chi hai parlato? Ho amici anch'io, Matty. Ho chiesto in giro. Ho sentito che sei di nuovo in affari. Beh, forse. Senti, Matty, ho un cliente che paga in contanti. Cerca roba particolare, di corsa anche. Vuoi parlarci? Quanto particolare? Armi automatiche, C4. Che ne dici? Conosco gente che può venderti un carro armato se paghi abbastanza. Voglio prima incontrare il cliente e capire che tipo è. C'è un vecchio garage in centro, East Temple, dove incrocia la ferrovia. Tra 40 minuti, va bene? Va bene. Sembra che avremo un bel meeting. Pronti, camera 3 disponibile. A tutte le unità in attesa, Matty Ray è arrivato. Ed ecco anche Talia. Manca solo l'ospite d'onore. Talia ha chiamato, Liam sta arrivando. Non credo che Liam sia il tipo che va a un incontro con 40 minuti di preavviso. È sotto pressione. La morte di Chandler ha rovinato il suo piano. Probabilmente ha dovuto recuperare i soldi da altre fonti e deve rientrare. È disperato. Meglio per noi. Una macchina entra nel vicolo. Si stanno muovendo. È Liam. McGee, tieni d'occhio Liam. Che mi dici? Fai uno zoom con la camera 1. Indossa jeans e una giacca sportiva e porta una pistola col silenziatore. È un killer. Separateli. In piedi, signor Talia. Mani dietro la schiena. La cameriera carina del ristorante. Lasci mance patetiche. Gibbs. Agente speciale Mike Renko, grazie di cuore. Stai bene, Mike? Sì, sono tutto intero. Peccato, la cosa si faceva interessante. Come sapevate che era un killer? Le armi avevano un silenziatore. Perché volevano farci fuori? Avevamo la merce. Magari avevano già trattato con qualcun altro. E voi eravate di troppo. Motel, in centro. Libero. Quattro passaporti in bianco. Quattro valigie piene di armi. Abbastanza C4 da demolire un palazzo. Non ha disdetto la stanza. Vuol dire che il fornitore di Liam tornerà a recuperare le valigie. Liam è un fantasma. Probabilmente non lo conoscono. Probabile.